Un lavoro lungo e certosino per rinnovare lo storico palazzo della Camera di Commercio in calle 22 marzo. 10 milioni di euro investiti per rinnovare muri ed interni con le moderne tecniche ecocompatibili. Ora è tutto pronto e l'ente camerale veneziano si prepara al taglio del nastro ufficiale per domenica 17 novembre. Il significato è duplice: da un lato il recupero architettonico di questo immobile che ha delle peculiarità particolari, perché è un immobile che fin dall'inizio aveva avuto l'utilizzo del cemento armato, il primo in sede marciana, e ora invece ha altre nuove tecnologie che permettono l'innovazione tecnologica anche sul restauro da un punto di vista di depurazione dell'area marciana. Quindi un'innovazione nel passato, un'innovazione nel futuro, ma soprattutto la valenza rispetto alla prospettiva, cioè questo immobile restituito alle imprese, alle categorie economiche di Venezia, della provincia di Venezia, della futura città metropolitana di Venezia, a disposizione loro per opportunità di business, di incontri con l'estero, con altre delegazioni, ma anche per aree espositive per le eccellenze veneziane. Un restauro che va celebrato nel migliore dei modi e quindi, oltre all'inaugurazione in pompa magna, la Camera di Commercio ha previsto altri 3 appuntamenti pubblici. I convegni saranno sulla storia del restauro, su quanto Camera di Commercio ha fatto per questo sistema economico provinciale e un'attenzione alla solidarietà con un restauro di un lampadario e di una serie di altre opere fatte dai maestri d'arte muranesi per le aree terremotate dell'Emilia-Romagna.